Ma io ho letto un po' le cose, però c'è una che non ho capito. Qual è? Mi pare evidente che a Roma si mangia meglio. Ah, vabbè. Questa è evidente perché. Ma veramente non l'hai capita? Che a Roma si mangia meglio. Perché avete preso No, tanto. perché di base stiamo più in carne. Lui credo volesse alludere a questo. Ah, ok. Ok, di base era questo. Bene, possiamo Ok. partire. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video molto speciale perché abbiamo l'onore o l'onere, chissà, di avere un ospite importante, un ospite VIP, un ospite talentuoso, semplicemente Harry Lazza. Pensavo presentarsi Cristiano Ronaldo dopo tutti questi aggettivi qua. Ma tu sei però il Cristiano Ronaldo di YouTube Italia o no? No, io sono il Mascara. Più giusto dopo quei gol che ci hai fatto. No, perché non so se sapete ragazzi che qualche settimana fa sul mio canale è uscito un video d'allenamento del Milan Sì, è degli vero. youtuber in cui giocava contro gente con la maglia bianca che non ho ben capito chi fosse in È vero. realtà. Sinceramente non li ho riconosciuti neanche io in quella partita, quindi non lo so, boh. Questo lo prendo come un complimento perché significa che comunque ti aspettavi di Vabbè, più, no? è vero, è vero, è vero, Bene, no, allora scherzi a parte, è uscito il super derby degli youtuber in cui la Roma è stata semplicemente umiliata dal Milan che ha giocato una grande partita, ha mostrato la sua superiorità. Roma che proverà a riscattarsi, anche perché io qui non la vedi tu, Harry, ma accanto a me ho una tazza con Never Give Up che insomma va un po' a rappresentare, no? Il fatto che fa scena, ecco, giusto quello. Poi chissà se ci rifacciamo. Voi più che rifarvi dovete confermarvi invece tra qualche settimana perché il 6 febbraio qui sul mio canale uscirà il derby di Milano 3.0, quindi Inter Milan, due vittorie più la vittoria del Super Derby. Che ti aspetti, Harry, dal derby di ritorno? Beh, Fede, ti dico, io so già all'interno dell'Inter che elementi ci sono. Secondo me ti è stata un po' sulle palle la sconfitta e quindi hai cercato di rafforzare ancora di più l'Inter e mettere dentro certi elementi che sono bravi a giocare e si sono dimostrati anche, insomma, nelle competizioni che facciamo tra di noi qui su YouTube. Non dico altro, però spero, insomma, che riusciamo a confermarci e vincere l'ennesimo derby. Ma tu lo sai qual è il mio sogno, no? In realtà, cioè non condivido quello che hai detto perché il mio sogno è che voi vinciate di nuovo il derby, Ok. cosa che vogliamo fare anche noi, così ci Ah, ci riaffrontiamo e ce ne riaffronta. fate altri 9. Ci sta, Quello. giusto, giusto come ragionamento. A proposito, allora, sotto il video del derby che è uscito, come sempre ci sono stati tanti commenti di vari tipi, Harry, lo sai, Ok, chiaro. tu ne hai selezionati alcuni, io ne ho Yes. selezionati altri e adesso andrei un attimo a leggerli perché, e a rispondere perché no, visto che insomma è stata una giornata particolare, è stata una partita particolare. Allora, primo commento che mi è saltato un attimo all'occhio è stato una cosa che abbiamo pensato un po' tutti, Ok. ovvero Red scrive: ammettetelo, sul 7-1 un po' tutti abbiamo sperato che finisse così. Giustamente la Roma è conosciuta per, insomma, quel risultato abbastanza famoso, anzi quei due risultati abbastanza famosi. Beh, sarebbe stato realistico, no? Se È fosse chiaro, finita sarebbe stato molto 7-1. molto molto realistico, molto realistico. Guarda, io ricordo Fius in telecronaca a un certo punto sul 6, no, sul 7-0. Sul 7-0 È io vero. ero nero in volto. Sì, Fius se ne esce. Quindi tu immagina io come posso prenderla in quel momento, no? Sto giocando sotto 7-0, sento Fius che fa: se la Roma segna un gol finisce 7-1. E la, Andava. il pubblico fuori diceva: no, regà, non segnate! Erano romanisti. Si è detto mettere un Sì. po' il dito sulla piaga, Fiuso. Però va bene, ci sta. Ok, io ti rispondo con un altro commento. Vai. Aspetta, quello devo cercare. Ah, io ti parto da un commento di un tifoso milanista, perché si chiama Leon o Leon Rossonero, Ok. e scrive: finalmente un trofeo dopo 6 anni. A me ha fatto molto ridere che lui tifi Milan, però ha scritto questa cosa e mi ricorda molto il 7-1 della Roma col tifoso che diceva non segnate. Effettivamente sì, non ha tutti i torti, almeno nel campo di YouTube il Milan secondo me deve essere abbastanza, come dire, soddisfatto della squadra che ha. Ma tu, adesso domanda proprio esterna a questo commento, ma più personale riguardante questi eventi, come li vivi?
Cioè, quando scendi in campo col Milan, ti senti proprio di rappresentare qualcosa di importante, no, o la vivi, allora, con leggerezza? Adesso non so quante persone che stanno guardando questo video siano state effettivamente a un evento organizzato da te del genere, però veramente, okay, almeno per... parlo per me come giocatore, sembra veramente di essere in un campo di Serie A o comunque una competizione importante, perché c'hai praticamente tutto, tutta l'atmosfera, il commento, la gente fuori che ti incita, e è davvero figo, quindi mi sento veramente un giocatore effettivamente quel giorno. Sono felicissimo che tu dica questo, lo condivido, anche perché ho la fortuna di fare entrambe le parti, no? Stare fuori, esatto, a volte commentare, altre volte giocare, quindi condivido appieno quello che hai detto tu. No, ma prego, ti lascio l'onore di leggere un altro commento. Qui Ervin Rossonero, quindi milanista, si è, sì, un attimo lasciato andare con un commento un, okay, po', insomma, per ridere. Mi pare evidente che a Roma se magna meglio. Questo è il commento di Ervin. Che Fede, effettivamente, io non avevo ancora capito questo commento. Nella intro, appunto, mi ha detto, mi ha spiegato il perché di questo commento. Non c'era ancora arrivato. Vabbè, però tu ultimamente però Roma la frequenti, possiamo dire che si mangia meglio. No, no? Si mangia. Ora che ho visto una statistica che TripAdvisor ha, sì, considerato Roma come la miglior città mondiale per mangiare. Ho il treno alle 18, se possiamo gentilmente... Ma a proposito, questa è la domanda che si sono fatti un po' tutti e che in particolar modo oggi ci fa un account chiamato I Limoni Signora. Ok. Che ci chiede? La vera domanda è, alla fine Brogna ha preso il treno delle 18? Lo dici te o lo dico io? Dillo tu. Beh, ragazzi, il lieto fine c'è stato... E Brogna è riuscito a prendere il treno delle 18 alla fine, bene, sì. Ci sono stati vari commenti in cui hanno elogiato o comunque hanno sentito una grave mancanza nella vostra squadra, sì. E infatti Matteo scrive: se ci fosse stato il Toccus, altro che Samuel, vi avrebbe fatto vedere la qualità che aveva visto il Perugia in lui. Ti dico, io ho giocato insieme, se ha una pecca e soprattutto negli ultimi mesi, lui ha avuto il Covid e ha faticato un po' a riprendersi atleticamente nel post, lo riconosce lui in primis, okay. Atleticamente sta male, regge poco, infatti al derby di settembre ha giocato penso un quarto d'ora in tutta la partita, tra titolare all'inizio e poi rientrato alla fine. Però ti posso dire che giocare con Blur davanti è una grande cosa, ti migliora proprio gli altri, perché spalle alla porta sa muoversi, mm-hmm, sa giocare di prima, di sponda, devo dire che... Beh, la poi se comunque il Perugia da piccolo penso l'avesse, sì, visionato, sì, sì, significa che comunque a calcio ci sa giocare. Eh sì, tipo come te, infatti il prossimo commento che ti leggo è: Harry Lazza, un talento senza tempo, senza senso... E non so che altro aggiungo. Un campione, anzi, lui scrive, più che un talento. Senza, come rispondi? Senza senso in che senso? È questo che non capisco. Cioè, un complimento oppure no? No, però te lo giuro, quel gol là poi me lo sono rivisto un botto di volte, perché neanche io sinceramente so come... Cioè, non capisco come ho fatto a fare quel gol, nel senso... Io ho detto ci provo, ho visto il portiere fuori, magari esce il gol della vita... Sono riuscito a trovare quella giocata. Ti faccio la domanda che tendenzialmente i giornalisti fanno al calciatore, okay, quando fa questi gol. Cosa si pensa in quel momento? Cioè, ti arriva il pallone sul rinvio sbagliato del portiere. Realizzi e decidi o è istinto? Lì sono messo più istinto, perché vabbè, ovviamente non c'hai il tempo di pensare che il portiere è fuori, se la metto lì. Cioè, io ho calciato, però ovviamente la palla poteva andare sia fuori, sia comunque in rete, poteva prendere la traversa, poteva andare in varie direzioni. Io ho detto provo, calcio, è stato più istinto secondo me da là. E invece ti faccio la stessa domanda ma riferita a un altro gesto, che sì, non è tanto il tiro in sé quanto al post. Cioè, tu vai ai microfoni, come ti viene in mente mascara? Cioè, te l'hai preparata prima? Non lo so, cioè, io quando c'ho, quando penso a un gol del centrocampo mi viene in mente sempre il gol di mascara. E ho ripensato, sì, a mascara. Mascara? Attenzione! Incredibile! Hai capito? Sì, sì, sì. Ma perché, cioè, in quel momento è stato zitto. E faccio, magari ho sparato una cazzata e mi ero confuso con il giocatore, non lo so, ho fatto una figura, una gaffe a video così.
E Fio sta zitto, non è una risatina magari, anche Om ha fatto una risata tipo per dire questo che cazzo ha detto. Prossimo, te lo leggo io, Giorgia ci scrive: quando i derby li vincevano Lazio e Inter non hai mai fatto una cosa del genere. Questa ma giustamente, ma giustamente tu hai replicato sotto nel commento: comunque l'Inter non ha mai vinto un derby. Che qua? Che qua? Cioè, allora, no, nel senso, nulla contro gli interisti, però a me sta un po' sul cazzo, lo dico senza filtri, quando si scatena la moda di polemizzare su un aspetto e tutti scrivono senza sapere. Certo. Nel senso che, allora, io ho già spiegato, ma non avrei neanche dovuto, però ho già spiegato che sono un essere umano e è normale che le idee mi vengano un po' per volta, ma è anche bello così, no? Perché ci sono novità che inseriamo piano piano. Esatto, cioè, se vedete sempre le solite cose come la Champions League, che ogni anno è sempre così, cioè esatto. Dopo un po' magari annoia. Ma sarebbe come se mi chiedessero: perché la YouTuber Summer Cup non l'hai fatta l'anno scorso? Esatto. È quello, mi è venuta questa idea. Poi tra l'altro l'ho spiegato in modo molto più completo, perché c'è stato anche il Covid l'anno scorso. Era un'idea che già avevo, ma non si è potuta fare perché non si sono giocati andata e ritorno i due derby, quindi non si poteva fare sostanzialmente. E poi addirittura qui mi ha fatto molto ridere, non ho voluto rispondere col poema come sto facendo adesso, ma appena ho letto quando ha vinto l'Inter il derby ho dovuto rispondere così, senza offesa per gli interisti, ci mancherebbe, magari vinceranno a febbraio, non te lo auguro Harry. Io ti rispondo Harry, sì? Con l'ultimo commento di oggi, che non poteva essere un commento normale, infatti non ha punteggiatura. Okay. E io te lo voglio leggere così. Vai, senza tutto un fiato. Punteggiatura. Allora, ragazzi, senza dubbio uomo partita Samuel, con 2 gol e 5 assist su 9 gol, considerando che Brogna l'ha passata ad Harry davanti la porta, che l'ha tolto l'assist a Samuel e poi lo schema sul calcio d'angolo, ma Samuel è mostruoso. Fine. No, questo qua praticamente era... dovevi inserire te la virgola, come sugli esercizi che facevi agli elementari. Per italiano all'elementare, bello! Esattamente. Allora, dove la metteresti tu la virgola? Così. Quante virgole dovrei mettere? No, non lo so, parecchio. Comunque sì, è andato ad elogiare quello. Sì, che più è, o meno, da quello che ho capito l'idea. Che è la nostra squadra. Però vabbè, è andata così, insomma. Ci siamo divertiti. Ma no, quello assolutamente. Sì, ci siamo divertiti. Guarda, io ti dico veramente, spero... e lo dico dal 3 gennaio, insomma, da quando abbiamo fatto l'evento, di rincontrare il Milan con la Roma al completo, perché ci dobbiamo togliere un po' di sassolini. Vai, 9 sassolini veramente forti. Sì. decisamente non sono pochi, però ti dico, anche con la squadra al completo voi secondo me siete decisamente superiori. Ah, è da vedere. Perché da si vedere. Vede chi ha giocato, si vede chi ha giocato. Voi avete l'intelligenza calcistica che a noi manca in alcuni reparti. Quello c'è. Insomma, certo. Io ho letto un altro commento che non ho preso, mi sa, ma l'avevo letto e mi aveva colpito molto, che era: la differenza è che quelli del Milan sapevano come correre. Poi lì è l'esperienza di quanto hai giocato a calcio poi nella tua vita effettivamente. Ovviamente questi eventi qua sono fatti per divertirsi e divertire, poi lì uno ovviamente va a metterci quello che ha imparato negli anni che ha giocato o se sta giocando ancora, tipo Samuel. Detto questo Harry, a proposito di esperienza che si accumula, voi ne avete accumulata parecchia, ma anche di autostima, perché a parte la YouTuber Summer Cup, in cui però delle assenze, bisogna dirlo, le avevate anche voi, avete soltanto vinto a calciotto / calcio a 7, ok? Quindi non a calcio a 5. Adesso vediamo che succede a febbraio, l'appuntamento, e lo rimandiamo oggi, è per il Derby 3.0, e chissà, io sarò lì a commentarlo, come sempre. E speriamo. Secondo me mi divertirò. Vediamo. Beh, l'ultima volta ti sei divertito. E io ti faccio i complimenti per la tripletta che farai al derby, intanto, perché adesso sempre coerente con la mia disamina. Ti ho risposto, senza metterti ti ho risposto con un gesto, non parlo. Lo immagino, perché lo rivedrò. Dai Harry, ti ringrazio per aver partecipato a questo video. In bocca grazie al lupo per i derby. Crepi il lupo, speriamo insomma di riconfermarci. E forza Milan. Ecco, non sono d'accordo. Forza il calcio. Un bacione, un ringraziamento a Harry. Ci vediamo con il derby e con altri contenuti sul canale. Vi invito naturalmente a iscrivervi a quello di Harry che vi lascio in descrizione qui sopra nelle schede, come tantissimi altri contenuti. Per il momento un bacione, never give up e bella, alla prossima!